Beh, intanto oggi è un momento importante. Abbiamo qui insieme ai sindacati, insieme a CGL, CISL e UIL, abbiamo non festeggiato ma celebrato un momento importante. Intanto anche con questo minuto di silenzio abbiamo voluto ricordare i tanti lavoratori che con il Covid, con questa pandemia hanno perso la vita, per dare la loro vita a noi che abbiamo vissuto questo momento anche difficile e complicato. Qui questo è anche il momento del rilancio in cui dobbiamo costruire per i giovani, costruire una prospettiva, costruirlo insieme ai sindacati, insieme a chi vive in ogni momento la voglia di cambiamenti, di costruire un cammino nuovo. Questo è il cammino nuovo che costruiamo insieme, perché insieme alle confederazioni sindacali, insieme alla comunità, insieme alla città, insieme a chi tutti i giorni soffre, dobbiamo costruire la prospettiva perché i nostri giovani restino sul nostro territorio e perché attraverso dei progetti seri si costruisca il futuro. Oggi celebriamo non solo una festa, non solo il 1° maggio, ma un momento importante di prospettiva, di rilancio, di ricostruzione di un'intera comunità, di un intero paese. Lo vogliamo fare costruendo il futuro dei nostri giovani insieme. Ancora un 1° maggio diverso, lontano dalla nostra gente, dal mondo del lavoro, dei lavoratori, ma comunque vicini. Oggi una scelta anche fortemente simbolica di fronte ad un monumento che ricorda chi ha perso il lavoro. Noi non vogliamo solo commemorare tanti lavoratori e lavoratrici che purtroppo hanno perso la vita, ma partendo da qui vogliamo mandare anche un segnale. Un segnale che l'Italia è sicura, sicura certamente sì con il lavoro, ma con il lavoro sicuro, con un lavoro che non mette a rischio la vita delle persone, che costruisca percorsi di qualità nella vita sul piano contrattuale e sul piano della sicurezza. Per fare questo ci vuole un grande patto sociale, così come dicono i nostri segretari generali a livello nazionale, ma ci vuole anche qui sul territorio un grande patto sociale tra le organizzazioni sindacali, il mondo della politica, delle istituzioni. Il lavoro è dignità, il lavoro è sviluppo e per costruire una società che punta ad essere coesa e solidale, io credo che al centro dobbiamo mettere il tema del lavoro. L'Italia riparte con il lavoro, questo è il nostro grande slogan, questo è il nostro grande punto di partenza. Un'Italia che se vuole rinascere, vuole risorgere, deve mettere al centro il lavoro, un lavoro sicuro e un lavoro di qualità.